Lo spazio è infinitamente vasto. Incredibile, vero? Infinitamente vasto? Che significa? O infinito e vasto? Così tanto che, anche rispetto al Sole, il nostro pianeta non è più grande di uno spillo. Ma esattamente di che dimensioni stiamo parlando? Scopriamolo insieme. L'oggetto spaziale più piccolo che abbiamo rilevato è un microasteroide chiamato 2011 CQ1. È largo solo un metro. Come altri asteroidi di cui parlerò oggi, si trova nella fascia fra Marte e Giove. Esistono molti asteroidi di dimensioni simili, ma per esempio, parlando di Duende, un corpo spaziale di 30 metri viene considerato micro. Beh, allora, cos'è Mini? Saturno ha 82 lune confermate e migliaia di lune più piccole all'interno dei suoi anelli. S2009S1 è una di queste ed ha un diametro di 305 metri. 2006 HY51 è un altro asteroide della fascia tra Giove e Marte, ma è già molto più grande, circa 1200 metri di diametro. Spostiamoci su una delle numerose lune di Giove. Corée ha un diametro di appena 1900 metri. Non esiste competizione con la nostra luna. 67P Churyumov-Gerasimenko è una delle comete più famose. Ha un diametro di 4 km ed è stata studiata dalla missione Rosetta nel 2014-2016. Rosetta. Damocle, con i suoi 10 km di diametro, è un centauro. No, i cavalli non c'entrano. In astronomia, i centauri sono oggetti spaziali che hanno caratteristiche comuni sia agli asteroidi che alle comete. Ferdinando è una luna di Urano e ha un diametro di soli 20 km. Quasi quanto due Everest posizionati uno sopra l'altro. E per un confronto ancora più netto, Lacrimosa è un asteroide grande il doppio di Ferdinando. Ha un diametro di 42 km, che rende un nano anche il Monte Olympus su Marte. Belinda è un'altra luna di Urano. Questo pianeta non si arrende, vero? È quasi il doppio di Lacrimosa, con un diametro di 90 km. Ma c'è un asteroide ancora più grande. Eunike si trova nella fascia principale e ha un diametro di 157 km. È grande quanto una volta e mezzo il canale della Manica. Passando ad oggetti più grandi, Iaka ha un diametro di circa 320 km. È la luna di un pianeta nano chiamato Haumea. Gli astronomi l'hanno trovato oltre l'orbita di Nettuno, molto, molto lontano. Io voglio diventare scienziato! 2014 UZ224 è un altro pianeta nano, quasi 640 km di diametro. Più precisamente, è un oggetto transnettuniano, un corpo spaziale che si muove oltre l'orbita di Nettuno. Il suo status di pianeta nano non è stato ancora confermato. È il momento di un nome insolito. Makemake. È un pianeta nano confermato, con un diametro di 1400 km. Finalmente ci stiamo avvicinando al nostro regno, la Luna, il nostro unico e solo satellite naturale. Il suo diametro è di poco superiore a 3300 km. Marte, il pianeta rosso, nonostante il suo colore, è molto freddo. È piuttosto piccolo rispetto al nostro. Il suo diametro è di circa 6700 km. Ah, il pianeta blu e verde, la nostra casa, la Terra. Il nostro pianeta ha un diametro di circa 12800 km. Un pianeta piccolo ma accogliente, vero? Abbiamo già parlato di Nettuno, il pianeta più lontano del Sistema Solare. Potrebbe sembrare piccolo, ma in realtà è 4 volte più grande della Terra, quasi 50.000 km di diametro. Saturno è un gigante gassoso che merita assolutamente questo titolo. Questo singolare pianeta ha un diametro di oltre 115.000 km. Dopo mandalo, dopo vediamo. Giove è il più grande pianeta del nostro sistema solare. Anche questo pianeta è un gigante gassoso e ha un'estensione di quasi 140.000 km. Sulla sua superficie è possibile vedere una tempesta che dura da almeno 4 secoli. Infine il Sole, la nostra stella splendente, il centro del nostro piccolo mondo. Ha un diametro di oltre 1.300.000 km e per passare da un polo all'altro in aereo impiegheremmo più di 2 mesi e una discreta dose di crema protettiva. Ma rispetto ad altre stelle, il Sole è minuscolo. Date un'occhiata a VV Cephei B. È una delle stelle di medie dimensioni della costellazione di Cefeo ed è circa 13-25 volte più grande della nostra stella, secondo diversi calcoli. Polaris, meglio conosciuta come stella polare, è così luminosa in parte perché è 37,5 volte più grande del Sole ed è in parte perché è piuttosto vicina a noi. La stella Peonia è la stella più luminosa di tutta la Via Lattea. E ora provate a immaginare che sia 92 volte più grande del Sole. Ma non è di gran lunga la più grande. Deneb, per esempio,
È grande più del doppio della stella Peonia, con un diametro di 203 volte superiore a quello del Sole. Non c'è da stupirsi che sia la più luminosa della sua costellazione. Roca Cassiopeia è la Madonna. Il suo raggio è circa 400-500 volte il Sole. Questa misura è chiamata raggio solare, tra l'altro. Betelgeuse non ha nulla a che fare con i Beatles, mille volte più grande del Sole. Con i suoi 955 raggi solari, è quasi mille volte più grande del Sole. Ma la stella più incredibile che conosciamo è UY Scuti. Dal suo picco di luminosità, gli astronomi hanno calcolato che è enorme, circa 1700 volte più grande del Sole. Sono 2,4 miliardi di chilometri, quasi 3000 volte la distanza Terra-Luna e ritorno. Esistono però oggetti più grandi delle stelle. Il buco nero Sombrero è uno di questi. Come tutti i buchi neri, ha preso il nome dalla galassia in cui si trova. Il suo diametro stimato è di 5,9 miliardi di chilometri. Ah, Madonna! Messier 87, o M87 in breve, è la celebrità dei buchi neri. È stato il primo ad essere fotografato direttamente nel 2019. E le sue dimensioni sono enormi. 38 miliardi di chilometri di diametro. Ecco perché si chiama buco nero supermassiccio. Holmberg 15A, invece, è un buco nero ultramassivo. Ha un diametro di 59 miliardi di chilometri. Madonna. E immaginate la sua massa, sapendo che con ogni massa solare un buco nero guadagna solo circa 8 km di diametro. LICI 1101 è uno dei buchi neri più lontani da noi ed è il centro di un'enorme galassia molto, molto lontana. Il suo diametro è di 265 miliardi di chilometri. Ecco ora il più gigantesco tra i buchi neri che conosciamo, TON 618. Il suo diametro è di 0,04 anni luce, il che significa che servirebbero più di 3 mesi di viaggio alla velocità della luce per andare da una delle sue estremità all'altra. Usciamo dal mondo dei corpi singolari ed entriamo in quello degli ammassi cosmici. La nebulosa di Stingray, larga 0,3 anni luce, è la più giovane delle nebulose che conosciamo e anche la più piccola della nostra lista. La nebulosa eschimese è grande più del doppio di quella di Stingray. Ha un diametro di 0,68 anni luce. Madonna. È anche conosciuta come la nebulosa clown per la sua forma particolare. La nebulosa boomerang sembra... avete indovinato? Un koala. No, un boomerang. Di nuovo, è grande più del doppio di quella precedente. 1,7 anni luce di diametro. La nebulosa farfalla ha un diametro di 3,5 anni luce. Ma che sussurro? Provate a immaginare. La luce ha bisogno di 3 anni e mezzo per passare da un'estremità all'altra, mentre passa dal Sole alla Terra in soli 8 minuti. La nebulosa Pellicano è ancora più grande con i suoi 7,1 anni luce di diametro. Beh, i pellicani sono generalmente più grandi delle farfalle, quindi ha un suo senso. La nebulosa Omega, 3 volte più grande di Pellicano, ha un'estensione di 22 anni luce. Il suo nome significa solo che assomiglia alla lettera greca Omega, non che è l'ultima o la più grande. La nebulosa Testa di Cavallo ce lo dimostra. Con un diametro di circa 80 anni luce di distanza, passereste la vostra intera vita nello spazio, viaggiando alla velocità della luce solo per andare da un capo all'altro di questo enorme equino. Ma anche quel cavallo ha paura dei ragni, soprattutto di quelli grandi. La nebulosa Tarantola ha un diametro di 650 anni luce, più di 8 volte più grande della Testa di Cavallo. Eppure esiste una nebulosa stellare che fa impallidire tutte le altre. NGC 604 è la più grande finora conosciuta. Madonna. E la sua lunghezza è di 1500 anni luce. 3/4 dell'attuale epoca umana trascorsa interamente nello spazio. Passiamo ora agli oggetti spaziali più grandi. Messier 32 è una galassia nana, ma le sue dimensioni sono tutt'altro che modeste rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora. 6500 anni luce di diametro. La grande nube di Magellano ha un diametro di 14.000 anni luce ed è satellite della nostra Via Lattea. Si muove secondo uno schema e ci orbita intorno. La Via Lattea stessa, allo stesso tempo, ha un diametro di circa 100.000 anni luce. Si pensa che sia una galassia spirale, ma non possiamo vederla dall'esterno perché, beh, noi stessi ci siamo dentro. IC 1101 vi dice qualcosa? Sì. Questa galassia ospita il secondo buco nero più grande di cui ho parlato prima. Le sue dimensioni sono strabilianti, 2 milioni di anni luce. Il gruppo locale è il nome di un ammasso di galassie che comprende la nostra Via Lattea e centinaia di altre galassie,
legate dalla forza di gravità. La sua estensione è di 10 milioni di anni luce. Il superammasso della Vergine ospita il famoso buco nero M87, quello fotografato. È 11 volte più ampio del gruppo locale, misurando 110 milioni di anni luce. Il superammasso Lagniachea è addirittura 5 volte più grande. Questo è il superammasso in cui viviamo umilmente. E infine, anche i supercluster sono legati dalla gravità in complessi di supercluster, come la grande muraglia Boss, è lunga 1 miliardo di anni luce. L'enorme ammasso di Quasar, o Huge LQG, ha un diametro di 4 miliardi di anni luce. LQG sta per Large Quasar Group, quindi è sia grande che enorme. Ridondante, ma abbastanza adatto. Eppure, l'oggetto spaziale più grande dell'universo osservabile è anche grande più del doppio delle sue dimensioni. La grande muraglia di Ercole Corona Boreale è un'immensa struttura di galassie semplicemente insondabile. Riuscite a immaginare 10 miliardi di anni luce? Tornieri ha donato 100 bits, Genno. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che minore 3, minore 3, grazie sempre per tutto quello che fai. Johnny91. Grazie, Tornieri. Grazie, mamma mia. Cazzo, io non sono un cazzo.